Salve a tutti, qualcosa che viene sempre richiesto durante gli anni scolastici, ma anche cioè, sia al secondo anno, quando, secondo anno ovviamente delle scuole superiori in cui vengono affrontati i radicali, sia nel quinto anno in cui vengono affrontate lo studio di funzioni, e nella fattispecie quando vengono affrontati gli studi di funzioni, che hanno dei radicali, è molto importante, insomma, trovare le condizioni di esistenza, a volte chiamate anche condizioni di accettabilità. Allora, possiamo scrivere oggi condizioni di esistenza. E ovviamente ci stiamo, riferendo ai radicali. Volgo subito un esercizio. Voi sapete benissimo che se io ho una radice ennesima di x, se n è dispari, le condizioni di esistenza non ci sono, cioè la mia funzione, la mia espressione è vera per ogni x appartenente all'insieme dei numeri reali. Se n è pari, bisogna porre invece la condizione di esistenza, quindi questa dovrebbe essere la soluzione, cioè in realtà è il dominio, ok? Cioè i valori che può assumere la nostra incognita. Il codominio ovviamente è la y, i valori che assume la funzione. Se n è pari, ovviamente la condizione di esistenza sul dominio è che x deve essere maggiore e o uguale di 0. Quindi facciamo adesso un esercizio. Questo che vi ho detto era solo un qualcosa per rinfrescarvi la memoria. Ad esempio, radice quarta, facciamo la radice un po' più lunga, di x meno 1 per radice quadrata di 3 meno x. Allora, ovviamente, a scalare dobbiamo prima risolvere questa condizione di esistenza e poi quindi quello della radice più interna e poi quello della radice più esterna. Ovviamente, siccome questa è una radice quadrata, qua c'è un 2, dobbiamo porre che 3 meno x sia maggiore o uguale di 0. Questo significa che x deve essere minore o uguale di 3. Ovviamente sto portando la x all'altro membro, cambio il segno e diventa x minore o uguale di 3. Poi bisogna porre, questo insomma è il primo passaggio. Il secondo passaggio, ovviamente, che x meno 1 deve essere maggiore o uguale di 0, segue che x deve essere maggiore o uguale di 1, vanno messe a sistema queste due disequazioni, perché ovviamente devono essere vere entrambe allo stesso momento. Allora, per risolvere il sistema, ovviamente io già lo vedo a mente, il sistema è che la soluzione della condizione di esistenza è che x deve essere compreso o uguale tra 1 e 3. Però in linea di massima diamo un punto di riferimento, cioè se fosse stato molto più complesso questo sistema, come si sarebbe dovuto risolvere? Allora si usa una retta, si mettono i valori. Allora praticamente la prima condizione, questa è la seconda, la prima condizione ci dice che la mia radice è sempre vera qui, con il 3 compreso, ma non è vera qui. La seconda invece non è vera qui assolutamente sì, ed è vera per x maggiore di 1. A questo punto, molto semplicemente, dobbiamo vedere quando sono vere entrambe. E ovviamente sono vere entrambe quando ho le linee continue sia sulla prima che sulla seconda disequazione, estremi compresi. Quindi questo è 1, questo è 3, qui ho la mia incognita e questa è la mia soluzione dimostrata. Ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona giornata, se vi è piaciuto il video condividetelo, mettete mi piace, seguitemi e a presto, vi aggiornerò con nuove risorse, nuovi materiali, lasciatemi dei commenti se qualcosa non è chiaro o desiderate qualche altro esercizio. Ciao, arrivederci, buona giornata.